sono abbastanza sicuro che bestie del genere si possono ancora trovare su Zendikar. Buon salve a tutti quanti ragazzi, io sono Dual Two Channel e che bello rivedersi. Avevo detto che avevo tirato fuori un sacco di robe da fare questa settimana e non avevo considerato un piccolo particolare dettaglio. Chi indovinano un po', mi stanno ancora facendo i lavori a casa e quindi ho dovuto scegliere se fare i video col e avete già capito di no, oppure aspettare il momento buono, tipo una sera che non stavo uscendo per portarmi avanti con un po' di lavoro. Tecnicamente da stasera in poi, anche se probabilmente questo video uscirà tardi, lo vedrete tipo domani mattina, ma comunque da questo video in poi dovremo fare tutto un dritto, perché più o meno il resto è già pronto, imbastito, basta un attimo finirlo, caricarlo, ok, perfetto. Dicevo, lunedì scorso, sono stato in vacanza qualche giorno, ho voluto un pochettino andare, prendere, fare un viaggio spirituale all'interno di me stesso per scoprire qualche verità nascosta dentro di me, così sono andato a fare un giro per il multiverso. Ho preso il treno fino a Milano, poi ho fatto il cambio a Milano Lambrate, ho preso il Flixbus per Dominaria e ho fatto un po' un giro di diversi piani del multiverso, come magari avete già potuto un po' vedere. E quindi, siccome a me piace andare in giro, esplorare, quando c'è qualcosa di vecchio, quando c'è qualcosa di antico, quando c'è qualcosa da imparare, come funzionavano le cose, minchia mille anni fa, io ci sono sempre, ci un po' mi ci butto dentro. Cioè, l'alternativa a fare questi video sarebbe tipo me che vado in giro per il mondo a scavare fossili di mummia sauro, oppure me che sto seduto in divano a commentare film e serie TV. In egual maniera, quindi quando falliranno le figurine c'è un 50% di entrambe che mi vedete fare una delle due cose, quindi ok, ve lo dico subito. Quindi ho un pochettino esplorato di qua, di là, di su, di giù e ho deciso di fare questo post, questo video, questo qualcosa un po' scherzoso, un po' come video di lore per farvi vedere tutti i posti che ho visitato durante il mio viaggio spirituale nel multiverso di Magic. Ora, so che non sareste stati molti, ma qualcuno c'è stato, qualcuno che ha guardato i miei video la settimana prima di partire e che si è soffermato fino alla fine, arrivando dopo a quei 30 secondi di pubblicità, marchetta che faccio, per vedere quei piccoli secondi, quei piccoli indizietti che ho pubblicato ogni volta video per video, che vi avrebbero portato a svelare quello che sarebbe stato il grande segreto, il grande tesoro di questo mio viaggio. Ossia, nell'ultimo video c'era un link ad un profilo Instagram che ho creato appositamente per pubblicare un pochettino un mio piccolo diario di viaggio di quello che è stato questo mio particolare viaggio nel multiverso che ho girato e ho girato e ho girato. Ora ho scancellato più o meno tutto perché la maggior parte delle cose le rivedrete qui tranquillamente. Comunque, insomma, c'è stato anche questo, so che più di qualcuno l'ha notato, insomma, non siamo proprio tanti, siete proprio tanti a seguirmi, ma insomma va bene, abbiamo fatto le cose e ce la siamo passata. Dunque, che dire, ricominciamo un pochettino il nostro giro di esplorazione a partire appunto dall'altra metà del filmato. Oh! Queste invece si trovano su Ixalan. Anche se lo vedo un po' sproporzionato sto triceratopo. Ora, non mi ricordo bene di preciso dove era scritto, su uno di quei cosi là in... Ma questo è lo scheletro di un 6-6 a costo 6 travolgere comune. E si trova dappertutto, praticamente. E poter osservare dal vivo questo scheletro di Colossal Dreadmaw
È stata una cosa che mi ha impattato veramente tanto. Ormai l'ho sbustato con Ixalan, l'ho sbustato con un rivale di Ixalan, l'ho sbustato con Iconic Master, l'ho sbustato con M21, l'ho sbustato con un altro paio di Master Set, quindi... No, ok, forse in realtà non è stata particolarmente impattante come cosa, era stata una cosa abbastanza comune ormai. Poi dicevo, da questo piccolo museo ho preso il Flixbus per il multiverso, mi sono recato nella zona di Makindi sul piano di Zendikar, ex capitale dell'impero dei Kor, di cui non ho proprio potuto vedere così tanto. Ho trovato giusto giusto un paio di resti, più o meno fossili, di quelli che erano stati un bue di Makindi, che abbiamo incontrato durante l'espansione di Zendikar Rising. E poi ho detto, boh, siccome sono lì, esploro un pochettino e mi sono fermato a fare un pre-release serale insieme a un gruppo di core, da cui potete vedere appunto qui le mie belle sbustate del pre-release serale fatto insieme ai core e un sacco di belle carte che porca miseria è stato il più bel pre-release kit della mia vita, cioè praticamente boh, tre mitiche, è stato fantastico, sono già riuscito a darle via, ci ho fatto sui miei bei soldini e sono molto contento. Da lì poi sono giunto sul piano di Amonkhet. Avete già un pochino potuto vedere alcuni esempi dell'arte di Amonkhet che ho potuto condividere con voi sulla mia pagina di Facebook, tra cui c'era tipo il Baby Scarab God, ad esempio, e qui vi faccio vedere alcuni esemplari di cammelli che ho incontrato durante il mio viaggio multiversale sul piano di Amonkhet. Ora, io non parlo né la lingua di Amonkhet né il cammellese, anche se alle medie ho fatto un pochettino di dromedario, e non sono riuscito a capire se questo particolare cammello fosse il cammello normale allineato col mana bianco che prende lifelink qualora possediamo un deserto, oppure se fosse la sua particolare versione zombie, nera e anche un pochettino defunta. Il cammello non mi ha voluto dire niente e io non l'ho visto molto sano, non l'ho visto molto vegeto, quindi forse era la versione zombie, non lo so. Se potete aiutarmi su questa cosa, capire quale dei due tipi di cammelli fosse, vi sarei molto grato. Ecco, poi c'è stato questo piccolo errore di sbaglio, che nel senso io stavo andando al capolinea del Flixbus interplanare, perché dovevo andare tipo su Ravnica a fare il giro panoramico del primo distretto, del quarto distretto, del decimo distretto, dove c'era la sede dei Gatewatch e tutto quanto, però ho interpretato male le indicazioni di quelle capre e sono andato in quella direzione credendo di trovare Naktamun, che è la capitale del piano di Amonkhet, e invece ho sbagliato, ho perso il Flixbus e ho dovuto dirottarmi tutto da un'altra parte e sono finito su Dominaria. Però lì ho conosciuto un VIP, un grande, un personaggio che mai mi sarei aspettato di trovare in una savana sperduta di Dominaria come quella. Il signor Tarquinio, grandissimo personaggio, che è stato colui che ha ispirato il personaggio dei leoni della savana. E io ho avuto l'onore di incontrarlo, di scambiarci due parole e soprattutto di farmi indicare da lui la strada più veloce per poter cambiare piano, grazie al quale sono arrivato sul piano di Ixalan. Il piano originale era quello di visitare la città d'oro di Orazca e quindi mi sono immerso sotto nei vari ruscelli del piano nella speranza di incontrare un qualche tritone che nuotasse lì nelle acque basse dei ruscelli, dei fiumiciatili e tutto quanto e farmi indicare quella che fosse la strada più breve per arrivare alla città perduta di Orazca. Purtroppo il mio senso dell'orientamento va detto che non è dei migliori e il fatto poi che non abbia trovato nessun tritone all'interno del rigagnolo d'acqua del fiumiciattolo
mi ha un po' aiutato parecchio in realtà nell'andare a perdermi nella mia esplorazione del piano di Ixalan. Così a un certo punto mi sono ritrovato a esplorare questa specie di palude, questa laguna, e credevo di essere finito in questa particolare magia che aveva la potenzialità di mettere i tritoni, di evocare i tritoni e tutto quanto. E invece poi, guardandomi un pochettino in giro, controllando da un lato, da un altro, mi sono reso conto che ero finito niente po' di meno che in una Misty Rainforest. Essere stato all'interno di una Fetch è una cosa che ti lascia un segno particolare dentro, oltre a lasciarti un po' il dubbio che possa essere una cosa parecchio equivoca da dire. Ma se non altro, il mio viaggio interplanare all'interno del multiverso fittizio di Magic è giunto così al termine, col botto, col gran finale, una delle carte più belle, più caratteristiche del gioco, e io ho potuto esplorarla e non vi mentirò, mi ci sono anche fermato per farci un piccolo picnic, un merendino così nella Misty Rainforest, proprio per godermi il clima non troppo temperato, un po' troppo umido per i miei gusti di quel posto. Spero che questo mio fittizio viaggio nel multiverso vi possa essere piaciuto. È una cosa che ho un po' messo insieme mentre ero lì che giravo per il Museo di Storia Naturale di Milano, per il Museo Archeologico di Milano, quando sono andato a vedere una particolare mostra sugli Egizi. Molte delle espansioni di Magic che vediamo sono ispirate a punti e luoghi, a fatti, a specifiche civiltà del nostro piano, e mentre ero lì non ho potuto che dire, ehi, ma questo sembra, ehi, ma quello mi ricorda, e mi sono un po' inventato questa mia piccola gitarella per il multiverso che ho voluto condividere con voi. Spero che questo video vi sia piaciuto, un po' diverso, un po' alternativo, un po' fittizio rispetto al solito. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vorreste vedermi come critico cinematografico o come novello Indiana Jones. E soprattutto, dopo i titoli di coda, anche questa volta troverete un piccolo, un po' più grande, contenuto extra. Ci vediamo al prossimo video. Resti di una domus romana, pezzi di muro e boh, adesso qua andiamo a vedere. Sexy questo muro. Sempre detto che da grande dovevo fare l'esploratore.